Sono già trascorsi quasi 10 anni dall'inaugurazione, nel novembre del 1990, della Casa Italiana Zerilli Marimot della New York University, fondata grazie ad una generosa donazione della baronessa Mariuccia Zerilli Marimot, con il duplice scopo di fornire un'adeguata sede agli studi di italianistica presso il prestigioso Ateneo newyorkese nel cuore del Village e contemporaneamente per rendere omaggio alla memoria del marito, il noto industriale Guido Zerilli Marimot. In questo decennio la Casa Italiana Zerilli Marimot ha saputo imporsi con i suoi intensi programmi didattici e culturali e manifestazioni artistiche come punto di riferimento della cultura italiana a New York, ben al di là dell'ambito accademico, grazie anche ad un'intelligente politica di collaborazione con le altre istituzioni culturali italiane, in primo luogo l'Istituto Italiano di Cultura di New York. Proprio in occasione di questo importante anniversario della Casa Italiana Zerilli Marimot è stato realizzato un bel documentario di cui vi stiamo mostrando alcune sequenze. Il documentario, prodotto e diretto dal regista Vittorio Barattolo, è stato di recente acquistato da Rai International. Estrapolato da questo documentario, vi proponiamo un breve segmento dell'intervista con la baronessa Mariuccia Zerilli Marimot, dove racconta cosa l'ha spinta a fondare la Casa Italiana e a donarla alla New York University. Posso veramente dire che questo è un labor of love, perché è nata dal gran desiderio di creare qualcosa di vivo e veramente di operante e che fosse utile soprattutto alla gioventù, ai giovani che mio marito ha sempre tanto aiutato, e che fosse nello stesso tempo un ricordo di lui, un ricordo vivo come avrebbe amato. Dell'attività e dei programmi della Casa Italiana ci parla il suo direttore Stefano Albertini. Le nostre attività sono molto variate. Abbiamo da tavole rotonde, conferenze, simposi, seminari, a mostre d'arte che il nostro piccolo spazio espositivo ci permette di ospitare, a serie cinematografiche. E poi c'è un denso calendario di concerti molto seguiti. Il documentario di Vittorio Barattolo, le cui immagini vi abbiamo sin qui mostrato, è stato proiettato in anteprima proprio alla Casa Zerilli Marimot. A conclusione della proiezione abbiamo incontrato il regista romano, che è un veterano di documentari girati a New York. Ne ho fatti parecchi qui a New York. E tra tutti questi, la cosa che mi ha affascinato soprattutto, completamente, è stata questa testimonianza di questa impresa che ha dello straordinario, che ha effettuato la baronessa Zerilli Marimot. È una testimonianza di un lavoro d'amore, diciamo, come è detto nel documentario, d'amore verso il proprio marito e verso soprattutto l'Italia, da grande italiana, perché effettivamente bisogna lodarla, questa italiana che ha fatto questa cosa culturale e che rimarrà per tutta la vita a New York.